Clarina. Poco ancora la padroncina, a chi amar non può tardar, poco ancora la padroncina, a chi amar non può tardar, la padroncina, a chi amar non può tardar. Ma intanto qui tra noi, dimmi presto ciò che vuoi, dimmi presto ciò che vuoi, dimmi presto ciò che vuoi. Quando me si farà sposa, è lontana ancora la cosa. Non sai tutto, e tu che sai? Non sai tutto, e tu che sai? Nuove grazie. E cose mai? Sappi. E bene. Sappi. Verrò presto a dirti il resto, non mi posso or più spiegar. Verrò presto, verrò presto, verrò presto a dirti il resto, non mi posso, non mi posso, non mi posso or più spiegar. Si da sento, si da sento, si da sento a sussurrar. Si da sento, si da sento, si da sento a sussurrar. Non mi posso or più spiegar, non mi posso or più spiegar, non mi posso or più spiegar. Thank you.
prima e trova il dritto, il fondo. Acotesto, mappamondo, chi mi insegna il come, il quando, di piantar la calamita, e la bussola adoprando, chi mi insegna a navigar, e la bussola adoprando, chi mi insegna a navigar. Cento gradi latitudine, 120 longitudine, dal nord-est al sud-ovest, poi l'elevazione del polo, qui la linea e le terziere, l'equatore con le sfere, dall'America in Europa, vuo ben bene calcolar, dall'America in Europa, vuo ben bene calcolar. Il polo abbassati, manca la linea, la calamita perde il magnetice. Comito mondo, col mappamondo, perde la bussola, non so che far, no, 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 non so che far, no, 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 non so che far. Ah, il mappamondo, ah, il mappamondo, e della bussola non so che far, non so che far, non so che far. Ecco una lettera per voi, signore. Mi rompe i calcoli, gran seccatore. Servo umilissimo, signor padrone. Tu mi fai crescere la confusione. Avrei da dirvi. Vorrei parlarvi. Ma non mi state di attormentar. Avrei da dirvi. Vorrei parlarvi. Ma non mi state di attormentar. Non mi state, non mi state, non mi state a tormentare. Ma riflettete, abbia taceto, considera, non vi seccate, saper dove interrompete, non alterate, se seguitate, prende la lettera, lettera, che poche volte, non vi stata, non vi stata di importanza, non vi stata di importanza, andate al diavolo, andate al diavolo, non vorrei far, andate al diavolo, andate al diavolo, non vorrei far, signore, questa lettera la portò un marinaro che viene dalle colonie. Ed io sto appunto esaminando quanta è la distanza dalle colonie a noi. Vediamo. Ah, è sua, del mio corrispondente coloniale. Qualche altra commissione originale. Norton, l'amico è qui, sbarca a momenti. Mi scrive dal vascello egli in persona, vuol trattare il negozio, veder la mercanzia. Senti, Clarina, Clarina! Di alla mia figlia che si metta un abito da festa. Va! Isacchetto, Salomone, Lorenzo!
bisogna farsi onore con un uomo così particolare, grande, leale. Norton è vero? Sì, un vero originale. E la lettera avuta l'altro giorno, l'ho letta mille volte e la ritrovo sempre d'uno stile raro, affatto nuovo. Signore, eccetera, ho risoluto di formare una compagnia matrimoniale. Qui non c'è ditta che mi convenga, perciò sul primo vascello che partirà per queste colonie, speditemi una moglie dalle seguenti forme e qualità. Oh, che intavolamento! Sorprendente! E questo ancora è niente! Qualunque sia la dote non serve, sia d'estrazione onesta, non passi i 30 anni, pasta dolce, colore omogeneo e senza minima macchia nella reputazione. Item! Di temperamento sano e robusto per resistere ai colpi del mare e alla forza del clima, perché non vorrei restarne senza appena acquistata per ricorrere a nuova provvista. Si può sentir di peggio? Ah, che esattezza! Beh, che precisione! Ma il miglior capo e poi la conclusione. Arrivandomi ben condizionata come sopra, con la presente per marca o in copia legalizzata, a scanso d'equivoco, io mi impegno di far onore alla firma e di sposare chi la presenterà. A 2 giorni data o anche a vista e come meglio salutandovi, addio. Io Sluk dal Canada. E voi dunque pensavate? Di servirlo. Anzi, l'ho già servito. E appena arriva, vi faccio presentare la cambiale. Dalla mia stessa figlia. Da Miss Fanny? Da lei, che meraviglia! E se non le piacesse? Deve piacerle, oh sì. Ma se l'avesse? Ma che cosa aver? Ma... Ah, ma voi mi seccate, sempre in contraddizione. Ma... Basta, andate! E il nuovo computista? Non l'ho ancora stabilito. Fate presto, avrei molto da fare in questi giorni. Ah, che non vedo l'ora d'abbracciare il mio caro americano. Ah, che raro consorte tocca a mia figlia. Oh, che piacer, che sorte. Povera Miss Fanny, ma spero ancora che il caro americano avrà d'Europa fatto il viaggio in vano. Thank you.
Voi siete fatta sposa. Oddio! Che dite? Ma come? E che costui? Leggete il contratto nuziale e poi ridete. Oh mio Edoardo! Ma che ne dite? Io fremo ed in questa maniera. All'uso proprio di negozio, che come se mi fosse una balla di mercanzia. Ma questa volta fallirà sua speculazione. Non posso ancora credere che mio padre arrivi questo segno a sacrificarmi. Presto, presto! Pronti tutti? Narcan! Fanny! Qua ognun. Chi siete voi? Che fate? Che volete? In questa casa con quel fin, con quel vista? È il nuovo computista. Troppo giovine e poi troppo moderno. Sono pronto a uniformarmi ai music vostri. Bravo, ha una fisionomia che non c'è male. Norton vi istruirà. Respiro. Intanto, tieni mia figlia cara, a momenti arriverà persona forestiera, gli farai buona cera e gli darai questa lettera. La tua fortuna è fatta. Ah, egli è qua, servitori, qua. Oh, soffrire non so. Prudenza, lascia operare a me. Ma che farò? Fidati ancora che t'ama e lo vedrai. Grazie, troppo presto, adagio dico, fate un po', che complimenti, non mi imbrogliate, buone gente, pian vi dico, piano, fermi, piano. Non vo' avanti, son confuso, grazie, grazie, son confuso. Son corio d'Europa l'uso, sì, son corio d'Europa l'uso, sì, sì. Flemma dunque d'incomincio, come va a complimentar, flemma, flemma, incomincio, come va a complimentar. Che figura, che maniere, che innocenza, che maniere, mi fa ridere la mia, che figura, che maniere, mi fa ridere la mia, che figura, che maniere.
saluto, bacio, e abbraccio. Lo stesso cordialmente, lo stesso con le signore io faccio. Come? Non s'usa forse le donne qui abbracciar? Non s'usa, non s'usa, oimè, che usanza incomoda, che brutto conversar. Oimè, che usanza. Benedetta sia la nostra innocente libertà. San passo tra le si mostra, cuore aperto amica faccia, sì, cuore aperto amica faccia, si si bacia, si s'abbraccia, si si bacia, si s'abbraccia, si s'abbraccia, ne s'offende l'onestà, ne s'offende l'onestà. Donne belle, donne care, più bonine, per pietà, non mi fate ritornare senza gusto al Canada. Benedetta sia la nostra, l'innocente libertà, benedetta, benedetta, l'innocente libertà. Non mi fate senza gusto ritornar al Canada. Non mi fate ritornare senza gusto al Canada. Donne care senza gusto, no, non mi fate ritornare al Canada. Donne belle, donne care, donne belle, donne care senza gusto, non mi fate ritornare al Canada. Ritornare, ritornare al Canada. Ritornare, ritornare al Canada. No, 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 ritornare al Canada. Al Canada, al Canada. Viva pure la bella semplicità d'America! Io è quella piccante signorina! Vi piace? Essa ha una lettera per voi di raccomandazione. Spero che appena voi la vostra visto avrete, tosto concluderete. Tanto meglio, un bravo negoziante deve essere spicciativo. Ora spicciatella quella signorina! Norton, accompagnate il confutista ai suoi doveri. Servitela. Mi preme? Volentieri. Servo, gentile signorina. Serva! Chi siete? Che volete? Leggete e lo saprete. Concisa, brava. Dunque ascoltate, c'è qualche cosa anche per voi. Spicciate! Signor Sluk, v'abbiamo provveduto la moglie dell'età, qualità e condizioni ricercate, con tutti gli attestati,
Essa è l'unica mia figlia, Fanny, che vi esibirà la presente col confronto e contrassegno della vostra. Pagate a lei dunque a vista o a due giorni data, com'è di vostro comodo, i debiti e obbligazioni che avete incontrati. In fede, Tobia Min. Che avvenimento! E ben cosa ne dite? Qui ci vuol coraggio! E voi, cosa pensate? Far onore alla firma! Non lo fate! E tanti rinunziate alla vostra cambiale! Perché? Perché non sono io mercanzia per voi! Ne può far onore! Anzi, non vi di mai, capo migliore! Sposatemi e mi basta, sarà quel che sarà, sì sì sarà quel che sarà. Sposatemi e mi basta, sarà quel che sarà. Sposatemi e mi basta, sposatemi, sposatemi e sarà quel che sarà. Dunque io sono un demonio. Non dico questo. Sposatemi e mi basta, sarà quel che sarà, sì sì sarà quel che sarà. Sposatemi e mi basta, sarà quel che sarà. Sposatemi e mi basta, sposatemi, sposatemi.
consiglio madi core, vi consiglio madi core, ritornare a Canada, vi consiglio madi core, ritornare a Canada, vi consiglio madi core, ritornare a Canada. Ma signor, che c'entra lei, dico buoni fatti miei, che c'entra lei, dico buoni fatti miei. Molto, perché molto mi interessa, e per voi, per me, è pressa. Ma questa è una mercanzia, di mia tutta proprietà, vado a dirlo a certo via, e ragion mi renderà, e ragion mi renderà. Voi a voi se li parlate, voi a voi se li parlate. Ma questa è soverchieria, ma questa è soverchieria. È una gran premura mia, è una gran premura mia. Voi chi siete? Lo saprete. Dite voi. Ce ne saprete. La cambiale parla chiaro. Rinunziarla, amico caro. Rinunziarla, sono sluc. E poi non parlate, noi a voi minacciate, sì, tremate, ma che tremate, che mai sarà, che mai sarà, tremate. Non mi piacete, non minacciate, non mi prendete, a me cedete, non posso sposarmi, voi se parlate, te pentirete, la rinunciate, se questa mano voi stringerete, sopra con voi, non mi piace, L'americano è semplice, ha creduto che le spose in Europa siano manifatture da negozio e in parte non si inganna. Io vado intanto presso Miss, tu sta attento dal tuo canto, io sono interessata per questi amanti. Poveretti, dopo tanto soffrire e tanti stenti, al fin li vorrei vedere contenti. Ma
eccolo appunto, pare pensieroso. Ehi, di grazia, signore, bramerei di parlare a scarto mio. Io credo che ancora in casa egli non sia. Ma di grazia, scusate, avete già concluso. Conoscete voi bene il capitale che acquisterete? Credo già di conoscerlo. Prudenza! Perché? Potrebbe darsi che fosse ipotecato. Ma in parola d'onore non ne fate alcun motto. Addio, signore. Ipotecato? Diavolo! O in qual razza di mondo siamo giunti? Dov'è? Or quest'altro viene in un buon punto. Caro amico, lasciate che io v'abbracci. Abbiamo buone nuove. Buonissime. Oh, che gusto, sicché dunque l'affar. Ma meraviglia. Che piacere. E mia figlia? Bella assai. L'età? Giusta. Le maniere? Obbliganti. Oh, che consolazione. E per le proporzioni? Fatte apposta. Temperamento? Quel che ci vuole. Dunque le vostra sposa? Tutto confronta agli ordini del foglio. C'è una difficoltà che non la voglio. Oh, diavolo, dunque non vi piace? Anzi molto. E perché non la sposate? Se fossi pazzo. O alle corte, o sposarla, o parlar. Nell'un, nell'altro. Dunque. Non vi scaldate, flemma. La sposerete? La sposerei, ma... Ma... Flemma, quel ma vuol dir che c'è una gran difficoltà. Dite presto dove sta questa gran difficoltà. Dite presto, dite presto, dite presto, dite presto, dite presto dove sta questa gran difficoltà. Presto, 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 questa gran difficoltà. Sì, presto, 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 questa gran difficoltà. O ci sta, ma non si sa, e nemmeno si saprà, e nemmeno si saprà. Ella ha tutti i requisiti, e non trovi le mancanze, sì, sì, ella ha tutti i requisiti, ella ha tutti i requisiti, e non trovi le mancanze. Forse troppo, anzi, abbondanze, ma cor mio per me non fa, cor mio per me non fa. Mantenete la parola, non si viene con gli inganni, non si viene con gli inganni. Mantenete la parola, non si viene con gli inganni, non si viene con gli inganni. Sono qui a pagarvi i danni, e così si finirà, e così si finirà, e così si finirà. Questo è un procedere d'americano, ma di ficcarmela si spera in vano, ma di ficcarmela si spera in vano. La figlia in ordine, la carta conta, la carta conta. E il signor Flemma, il signor Flemma, il signor Flemma la sposerà. Sì, sì, la sposerà. E il signor Flemma la sposerà. E il signor Flemma la sposerà. Questo è un procedere da uomo onesto. Vi pago il debito, ne cerco.
pago il resto, vi pago il debito, ne cerco il resto. Non so che vogliono, cavarmi gli occhi, cavarmi gli occhi, non me li cavano, non me li cavano, non me li cavano per verità, non me li cavano per verità, non me li cavano per verità, non me li cavano per verità. Signor americano, signor europeo, voi dunque avete voglia di morir? Grazie al cielo, non ho questa intenzione. Vo darvi una lezione, perché impariate ad esser di parola. Uimè, che anche il papà. Spada o pistola. Ecco il guanto, ecco il guanto, ecco il guanto. M'aspetto, fra un'ora vi consiglio di far testamento, di far testamento. Dalla rabbia non vedo, non sento, non vedo, non sento, non vedo, non sento. A che chi fa fa fu fa, ti voglio ammazzar. A che chi ti voglio ammazzar. Grazie tante, grazie tante, grazie tante. Aspetto fra un'ora, occhi a morte. Che bel complimento, che bel complimento. Non si cavano, aspetto. Non si cavano, fra un'ora. Non si cavano, ammazzo. E poi giuramento, e poi giuramento, che voi nero la pata. Un'ora. E poi giuramento, e poi giuramento, che voi nero la pata. Al momento farei io, bavenone, farei io. Bavenone, non si cavano, non si cavano, non si cavano, no, no. E poi giuramento, e poi giuramento, che non c'è una parte, non c'è una parte. E poi giuramento, dalla rabbia, più non vedo, dalla rabbia, più non vedo, dalla rabbia, più non sento. Io ti voglio, ti voglio, ma sa, sì, 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 sì. Posso chiedere una cosa? E dunque ver che siete ipotecata. No. E l'acquirente? Ora capisco bene perché voleva pungermi le vene. Ha trasportato dalla gelosia. E perché presentarmi la cambiale? Povera miss, ma che paese è questo? Anche padri che sforzano le figlie. E il vostro sa che amate il dolce amico. Non perdimmo parlargli di loro.
La mia fortuna è troppo diseguale al ricco stato suo. Non c'è altro male. Che mai pensa? Che fa? Ragazzi miei, venite qua. Sentite, io cercavo una moglie, calcolando che mi fruttasse eredi. Dopo quello che in materia di donne ho visto e inteso, me ne passò la voglia. Nonostante, miss, voi mi siete cara, questo giovine mi piace e compatisco in voi l'età e l'amore. Io son ricco e vuol farvi felici. Ecco, io vi cedo e giro la cambiale. Il vostro nome? Edoardo Milford. E per me all'ordine del Sir Edoardo Milford. Sluck! Per dritto, miss, è vostra a tal punto da istituirvi erede mio. Prometto, ammazzatemi adesso. Io ve lo permetto. Ma signore! Oh, la mia gioia, la mia riconoscenza. La sorpresa, il contento. Basta, basta, tacete. Come da ciel, come freddo remoti, non cori conoscente. E di te mi piace, che il petto or sente. Thank you.
sotto un qualche grande imbroglio, ed io scoprirlo e vendicarmi voglio. Ma quel signor American le piace e poi non la vuol più. Buffone, con quella flemma, con quei va, è un'azione, ma l'ha da far con me. Son si arrabbiato che al primo colpo già l'ammazzo. Adagio, e se gli invece ammazza me, potrebbe darsi in tal caso brutto caso, e allora che figura fo io? Marto, con vergogna, qui pensarci bisogna, quasi quasi mi pento. Se valesse una bravata, egli è piuttosto semplice, tentiamo. E intanto il rodomonte a far pensiamo. Scelsi l'arma, andiamo! A quanto fa?
siamo, ci siamo. Al campo! Sì! A giocare! Al campo! Sì! A giocare! Vedrete i torti vedrete miei, come io voglio indicare, come io voglio indicare, al campo! Al campo! Come io voglio indicare, al campo! Al campo! Posso dirvi una parola?
ascoltar. Cosa dirmi voi potrete, cosa dirmi voi potrete? Che voi solo il torto avete. Torto io? Flemma, sì, torto. Ed a farvi vergognar. Vostro figlio un capitale è sforzato e ipotecato. Zitto! Ho appena cominciato, io potevo protestarvi e alla borsa danneggiarvi. Zitto! Flemma, lasciatemi parlare, ho scoperto un acquirente ed io senza perder niente ho girata la cambiale e ceduto il capitale che tu pare in capo a un anno un nipote vi farà. La mia figlia ha un computista. Non te prendi corta vista. Ma... Sermi il forno innamorato, mi sta marlo, ma svelato, mi informa che è un dolore, cosa ha fatto tutto l'amore, faccio io, voi pur tacete, voi pur tacete, e al mio erede concedete quell'amabile beltà. Uomo onesto, vostro erede, ve ne faccio piena fede, ve ne faccio piena fede. Signor, me lo accorgo, se gli tanto di buon cuore, ci vuol tanto a dire un sì. Sì. Sposatevi. Oh, così. Tu sei mia. Oh, mio. Oh, contento. Abbiamo fatto un bel negozio nell'arco felicità. Abbracciatevi e giudizio e il negozio ve ne andrà. Oh, ecco sola, ecco sola il cuore. Un fortunato amore, un fortunato amore. Bell'arpona, 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 bell'arpona